Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Federic95ita e benvenuti in un'altra nuova parte extra della guida a Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Ormai ragazzi stiamo agli sgoccioli, mancano veramente pochissimi leggendari da catturare in Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha e oggi andremo a vedere l'ultimo trio dei draghi catturabili appunto in Horas. Sto parlando del trio di Unima, ovvero Reshiram, Zekrom e Kyurem. Anche loro, come Palkia di Alga e molti altri leggendari, possono essere catturati rispettivamente solo in una cartuccia di gioco. Naturalmente, purtroppo, come sempre, ragazzi, dovrete fare per forza gli scambi, per averli naturalmente tutti e due. Infatti Reshiram sarà catturabile in Pokémon Rubino Omega, mentre Zekrom soltanto in Zaffiro Alpha. Reshiram e Zekrom potranno essere catturati in un'isola chiamata Grotta Sfuggente, una zona miraggio che apparirà vicino a Ciclamipoli e Porto Selcepoli, quando useremo Ipervolo, e per trovarli avremo bisogno di aggiungere alla nostra squadra un Pokémon a livello 100. Reshiram, ripeto, per Omega Ruby, apparirà a livello 50 e avrà un moveset iniziale con Incrofiamma, Dragospiro, Estrasenso e Lacerazione. Per quanto riguarda le statistiche iniziali, sempre qua sotto in descrizione. Ricordo che statistiche iniziali intendo la natura, gli IV e tutte quelle cose per il competitivo, insomma. Per quanto riguarda Zekrom, invece, ricordo per Alpha Sapphire, il suo livello sarà a livello 50 e il moveset iniziale è Incrotuono, Dragospiro, Kozata Zen e Lacerazione. E statistiche iniziali sempre qua sotto in descrizione. E invece ragazzi, per incontrare Kyurem abbiamo bisogno di nuovo che entrambi i leggendari facciano parte della nostra squadra. Sì, come avrete sicuramente capito, il meccanismo è simile per tutti i leggendari. Kyurem invece potrà essere trovato in un'isola dietro il Monte Camino, la Fossa Informe, che apparirà, come detto, quando avremo sia Reshiram che Zekrom nel nostro team. Quindi ragazzi, dovete per forza fare scambi. Quindi, per quanto riguarda Kyurem, il suo livello sarà al 50, avrà un moveset iniziale di Gelamondo, Dragospiro, Visostruge e Lacerazione. Per quanto riguarda le statistiche iniziali, tutto qui sotto in descrizione. Ora ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti se li avete catturati, se è stato difficile, con quali naturalmente Pokéball. E niente, se questo video vi è stato d'aiuto, lasciatemi un bel like, un commento e iscrivetevi naturalmente al canale. E noi ci vediamo con l'ultima cattura dei leggendari in Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha domani alla stessa ora. Vi aspetto, ciao a tutti.